ringraziamo ovviamente il professor Paolo Prodi, che viene qui per parlarci insomma un po' del suo libro, Lessico per un'Italia civile, edito da Diapasis, che è qui di Reggio Emilia. E dunque, innanzitutto si laurea in scienze politiche all'Università Cattolica di Milano, poi studia anche a Bonn, docente di storia moderna a Trento, dove è anche rettore dell'Università di Trento per diversi anni, 5 anni, poi si sposta per un breve periodo anche all'Università di Roma, poi Università di Bologna, dove ha insegnato negli ultimi... Vagabondo. Esatto, molto vagabondo. Membro dell'Accademia dei Lincei, anche dell'Accademia Austriaca delle Scienze, anche diversi premi, la croce al merito, insomma, non lo diciamo, ma ce n'è tanti in diversi anni. E, niente, quindi, insomma, ora ci presenterà appunto Lessico per un'Italia civile, che è una raccolta di testi, alcuni sono articoli, prendono spunto da articoli, comunque sono articoli dell'Unità, usciti sull'Unità, altri insomma sono saggi brevi. Lessico per un'Italia civile perché appunto si muove intorno a delle parole di uso comune, ma comunque, e quindi con significati non sempre definiti e non sempre legittimi, su cui si cerca di fare chiarezza in modo da poter condividere appunto un lessico che dia la possibilità appunto di fare un'argomentazione che sia civile in questo senso, civica, civile. Niente, io passerei la parola al professore. Grazie. Allora io faccio così, parlo, non so le vostre consuetudini, come si comporta la tribù qui, che io devo cominciare a mettermici dentro, ecco. Però direi parlo un 20 minuti, non troppo, in modo tale che poi dopo si possa dialogare, perché sennò, no? Sì, facciamo così. Sì, eccoci. Vabbè, questo libro qui, Lessico per un'Italia civile, come ha detto, raccoglie una 42, credo che siano, articoli o voci che io ho scritto in alcuni anni per l'Unità sostanzialmente, insomma, ecco. Cioè, arrivato a un certo punto della vita, uno deve capire che non basta soltanto fare libri scientifici rigorosi, eccetera, ma se è possibile bisogna cercare di comunicare quello che si è cercato di ricercare, ecco, in un linguaggio che sia accessibile anche a chi legge un giornale. Ecco. Poi l'Unità Nuova non mi piace, questo è un altro paio di maniche. Ecco, quando non è solo la riduzione del formato, è solo che, per esempio, non si può fare un ragionamento disteso, spiegato, eccetera, perché le parole devono essere soltanto con 1000, 2000 caratteri, eccetera. Vabbè, questo è tutto il nostro mondo che oggi gira in un certo modo, in cui si privilegia l'istantaneo, ecco, rispetto al ragionamento. Ecco, ad ogni modo, questi sono articoli scritti tra il 2002 e il 2006, grosso modo, 2007, insomma, ecco, sull'Unità. Allora, la cosa principale è questa, insomma, ecco, da spiegare, insomma, ecco. I temi sono i più diversi, insomma, ecco, perché l'ho messo da là alla U, insomma, e quindi... in ordine alfabetico, come un lessico, cioè le parole che noi troviamo sui giornali, cercare di capire, ecco, il significato che hanno al di là del pettegolezzo politico, insomma, ecco. Quindi, appunto, sono 42, se non mi ricordo male, insomma, ecco, articoli e saggi che vanno da alternanza fino a università, insomma, ecco. Cos'è che credo di voler dire? Io sono uno storico
tempi non vicini, ecco. Ho sempre studiato persone morte da 300-400 anni come minimo, insomma, ecco. Sono quel che si dice uno storico di lungo periodo, insomma, non sono uno storico contemporaneo, un sociologo, insomma. Ecco. Però mi sembra proprio questo, che in questo momento di trasformazione così rapida, io credo che molte volte le diagnosi che noi troviamo sui giornali o che troviamo appunto anche in molti libri che vengono scritti ogni giorno sui mali, sulle malefatte, sulle malattie di questa nostra Italia, siano tutte impostate sull'immediato, sull'oggi, sulla cronaca, e si perda il senso della storia come lento trasformarsi della società, insomma, come divenire della società. E io credo che questa sia una delle malattie di cui soffriamo adesso di più, insomma, la mancanza appunto la mancanza di storia, che diventa mancanza di memoria, che diventa mancanza di identità sostanzialmente, cioè non si sa più chi siamo, ecco, perché le notizie sono tantissime, ma sono tutte sempre notizie e informazioni che sono un riflesso della quotidianità dell'oggi, insomma, ecco. Io credo che questa mancanza di identità in primo luogo sia molto pericolosa, perché ci mette nelle mani di chi possiede gli strumenti appunto di comunicazione, e quindi che vuole anche il lettore dei giornali o colui che guarda la televisione come un consumatore, lo sappiamo tutti questo, insomma. Ecco. Giova a chi detiene questi poteri, perché implica la mancanza di storia e implica la mancanza di giudizio, di poter pronunciare un giudizio su ciò che ci viene comunicato e che ci viene anche imposto. Credo che la storia debba servire appunto dal punto di vista generale, insomma, ecco, come discorso che non è un discorso che riguarda il passato, perché il passato in quanto passato non interessa più nessuno, ecco, ma che guarda noi stessi per il passato che portiamo dentro di noi, che è nelle strutture, nelle città, e nelle persone, nelle teste, insomma, ecco. E perché appunto è in questo passato che noi dobbiamo trovare in qualche modo la dimostrazione della dimensione del tempo, del mutamento delle cose, di poter trasformare le cose, ecco. Con gli studenti ho sempre insistito in tutti i miei anni di insegnamento che, insomma, la storia, se fa un servizio, non è che insegni, gli antichi dicevano in storia magistra vita, insomma, forse non è vero, anzi probabilmente non è vero, insomma, ecco. Ma è vero che la storia ci insegna che le cose sono andate in un modo diverso nei tempi passati e che devono cambiare per il futuro, cioè ci insegna anche a vedere come cambiano le cose e quindi a progettare il futuro, insomma, ecco. Senza lasciarsi ingabbiare appunto dai sondaggi d'opinioni o dagli spot pubblicitari in cui noi vediamo che la politica purtroppo è sempre più invischiata. Quindi cosa ho cercato di fare in questi piccoli interventi, insomma, saggi, articoli, insomma, ho cercato di vedere gli avvenimenti non dal punto di vista del quotidiano, della cronaca, ma dal punto di vista delle trasformazioni appunto di lungo periodo, insomma. Io credo che sia ancora più necessario oggi una visione di questo tipo, perché noi ci troviamo di fronte, credo certamente, ed è la nostra sensazione anche quotidiana di insicurezza, di precarietà che ce lo dice, ad un mutamento molto più profondo di quelli che abbiamo vissuto in passato, insomma, ecco.
cioè una trasformazione della società, si può dire di passaggio da un'epoca all'altra, insomma di passaggio epocale, che la storia umana difficilmente ha conosciuto precedentemente. Possiamo parlare, per intenderci, per evitare di tirare lungo il discorso, di globalizzazione, di multiculturalismo, la fine degli stati nazionali, eccetera, eccetera. Cioè abbiamo una serie di fenomeni che sono trasformazioni tanto complesse che non basta, secondo me, insomma, che noi ci limitiamo a analizzarle in base al passato prossimo, agli scorsi decenni, insomma, diciamo ai decenni della nostra vita. Ormai sono vecchio, ho vissuto più o meno dal dopoguerra, quando ero ragazzino, a oggi, ecco, ma questo tempo vicino a noi è anche troppo breve per comprendere quello che sta succedendo. Cosa voglio dire? Che appunto ormai non basta più pensare alla storia della nostra Repubblica, dalla Costituzione in poi. Ci troviamo di fronte ad avvenimenti che trasformano la nostra vita collettiva dal punto di vista politico, culturale, antropologico, come si dice, cioè, tocca proprio la natura stessa, insomma, dell'uomo. E che di fronte a queste cose, appunto, io credo sia necessario arretrare lo sguardo, ecco. Come quando siamo davanti a un'asta per il salto in alto e dobbiamo arretrare per prendere la riscorsa, insomma, o se vogliamo vedere un panorama dobbiamo metterci un po' più lontano. Ecco. Io credo che per comprendere le cose di oggi, ecco, anche se i giornali o i telegiornali, insomma, ci assordano con una quantità enorme di notizie, noi non ce la facciamo a interpretare i fatti se non in qualche modo arretrando, cercando di vedere nel lungo tempo come si è formata questa società in cui noi continuiamo a vivere, ma che sentiamo che frana sotto i nostri piedi, insomma, ecco. Se non si fa questo, io credo che in qualche modo si corre il rischio, appunto, di non avere una sufficiente critica in noi stessi per poter costruire la democrazia che, come sappiamo, va costruita tutti i giorni e va costruita nel contesto, appunto, di questa trasformazione così rapida che vive intorno a noi. Questo così, e per spiegare in qualche modo perché, quando Furio Colombo mi ha chiesto di fare questa collaborazione con l'Unità, ho accettato proprio pur sapendo benissimo che io non sono di mestiere un giornalista, ma forse proprio il non essere giornalista, il non essere politologo, il non essere appunto un cronista della contemporaneità mi ha aiutato a vedere le cose con questa distanza. Potremmo partire benissimo, evidentemente, dal problema dal problema Berlusconi, insomma, ecco, se vogliamo prendere un primo esempio, insomma, ecco. Se noi vediamo le cose dal punto di vista del breve periodo, o possiamo demonizzarlo personalmente dandogli tutte le colpe, o possiamo in qualche modo, appunto, esserne affascinati o in qualche modo entrare nel gioco. Ecco. Quello che importa, credo, è che si incominci a ragionare su questo fenomeno, che possiamo chiamare berlusconismo o quel che vogliamo, insomma, ecco, cercando di vedere in qualche modo come questo fa parte di noi stessi, insomma. Quanto noi stessi siamo berlusconizzati o no? Questo credo sia la prima domanda da porsi, insomma. Perché in realtà, insomma, io credo davvero che
il passaggio appunto dalla politica come progetto alla politica invece come sondaggi e come in qualche modo al seguito dell'opinione pubblica, chiamiamola così, insomma, tra virgolette, e non tesa a presentare delle proposte per la trasformazione della società, e questo è un fenomeno che, diciamo così, è una malattia di tutte le democrazie contemporanee. Ecco. E chi tocca in particolar modo l'Italia, ecco, ma da questo punto di vista, allora, non so, dobbiamo probabilmente abituarci a pensare che in realtà appunto, un fenomeno come quella destra che abbiamo avanti e che adesso poi non so se si unirà o non si unirà in questo nuovo partito, ma insomma non rappresenta il passato, ma rappresenta una possibile e a mio avviso deprecabile soluzione delle crisi della vita democratica di oggi. Mi spiego ancora di più, insomma, ecco. Noi parliamo appunto ancora, secondo me, troppo spesso di questa destra come erede appunto di fenomeni di un passato che abbiamo superato e deprecato. Per esempio, parliamo sempre di fascismo, insomma, ecco. Facendo questo probabilmente rischiamo di gridare al lupo quando il lupo invece si è travestito in altri panni, insomma, ecco. E non è riconoscibile nella camicia nera. Esistono anche le camicie nere e l'ala appunto neonazista o fascista che bisogna certamente continuare a combattere, ecco. Ma il pericolo più grosso che abbiamo adesso è quello di non vedere che in realtà appunto la crisi della democrazia traveste la destra, che un tempo appunto si diceva reazionaria, con panni che in realtà rappresentano delle risposte sbagliate a delle domande vere che la società di oggi presenta. Non per niente in questi ultimi anni il senso della sicurezza, della paura, eccetera, sono tutti linguaggi che sono stati utilizzati appunto dalla destra per questo tipo di pressione sugli istinti più che sulla ragione dei cittadini, insomma. Quindi il problema che dobbiamo porci è quello di trovare invece e di ricercare criticamente gli strumenti che rendano possibile una politica come progetto. Se noi non troviamo questo, certamente il cosiddetto riformismo si logora e non produce alcun risultato. Insomma. Cioè, la merce più rara all'interno del centro-sinistra, a mio avviso, è quello della rinuncia ad una politica del consenso, perché tra l'altro va male, perché sul piano dei sondaggi d'opinione del consenso la sinistra perde sempre, perché la destra ha il vantaggio enorme di poter distribuire il potere, di dare il potere dall'alto, insomma è un grosso vantaggio che ha la destra. Ma il problema è quello appunto di costruire un sistema appunto che dia la possibilità di una progettazione dal basso. Faccio solo un esempio, insomma, perché qui tocco tanti problemi agganciato a questo grande tema, appunto. La crisi della rappresentanza politica ha toccato dei limiti
folli, insomma, con tra l'altro l'abolizione del voto di preferenza nelle ultime elezioni, insomma, ecco, cioè, sappiamo tutti, insomma, ecco, che i deputati non sono più eletti da noi, insomma, ecco, ma questo significa che vi è messo in gioco il sistema di democrazia che è stato elaborato in 200 anni di storia dell'Europa, non è mica... Il rapporto tra l'eletto e il relatore, tra l'eletto e colui che l'ha votato, tra appunto l'elettore e il rappresentante, è un rapporto senza il quale la democrazia non può più vivere, insomma. Questo cosa vuol dire, insomma, ecco. E perché anche la centrosinistra ha accettato abbastanza passivamente, ecco, sono poi nate le proteste, eccetera, ma insomma questa nomina dei deputati, perché è l'istituto della rappresentanza parlamentare che ha il fiato corto ormai. Pensate un po' al termine, al problema della legislatura, no? E del collegio elettorale, che nella nostra vita sono sempre stati, quando eravamo ragazzi, i fondamenti della democrazia, no? Cosa voglio dire? Che il rappresentante eletto per 5 anni, o 4, 5, quel che sono, che viene eletto dai cittadini di una determinata circoscrizione, che si sentono rappresentati in Parlamento, eccetera. Ecco, questo dobbiamo essere coscienti che non esiste più. Perché la legislatura di 5 anni andava bene nei tempi in cui c'erano i cavalli o i primi treni, insomma, ecco, in cui il deputato partiva dalla campagna col trenino, si andava bene, eccetera, e stava a Roma, lavorava, era in contatto col suo collegio elettorale, eccetera, eccetera. Insomma, ecco. Oggi queste coordinate spazio-temporali, diciamo così, sono tutte logore, non c'è nulla che tenga, perché qualsiasi decisione che viene presa è una decisione che si ripercuote ben al di là della legislatura, insomma. Cioè il tempo si è dilatato, non abbiamo più i problemi che appunto aveva il classico deputato di 50 anni fa o di 100 anni fa o dell'Inghilterra dell'Ottocento, insomma, di fare le strade per il suo collegio, di fare tutte le di prendere tutte le iniziative, eccetera. Oggi qualsiasi problema tocchiamo è un problema che tocca le grandi generazioni future, insomma. Prendiamo qualsiasi dei problemi che deriva dalla globalizzazione, noi ci imbattiamo in decisioni da prendere che riguardano non i prossimi 5 anni, ma i prossimi 50 anni, come minimo, insomma, i nostri figli, ma non solo, ma anche i nipoti, insomma. E queste scadenze sono del tutto estranee alla lotta elettorale per il consenso, cioè è la tensione che diventa sempre più grande, insomma, ecco, tra le esigenze di una democrazia in questo mondo in continuo mutamento e le strutture che sono ancora quelle, diciamo così, della vecchia democrazia di quando io ero giovane, 50 anni fa, insomma. Cosa voglio dire? Non certo che noi dobbiamo buttare via queste strutture, è logico, insomma, ecco. Ma se noi non progettiamo un modo di vivere la politica in questo paese, per forza saremo sempre succubi della destra. Non c'è niente da fare, insomma, e non possiamo rincorrerla nelle concessioni. Bisogna riuscire appunto anche
sempre nel richiamo della Costituzione, ecco, a portare avanti un discorso che sia un discorso di progettazione e di presa di coscienza in primo luogo della crisi. Faccio solo l'esempio che prendo in alcuni articoli di questo libro, Il lessico per un'Italia civile, appunto, di cui stasera parlo, il problema della democrazia interna ai partiti è molto semplice, molto però io non credo che sia ancora stato affrontato anche da parte del centro-sinistra, del Partito Democratico, con la forza che è necessaria. Insomma, noi ci troviamo di fronte a un articolo della Costituzione che è l'articolo 49, che dice che i cittadini, riunendosi in partiti, appunto, contribuiscono a determinare la politica nazionale, pressappoco, non sto a guardare. Cioè, lo strumento del partito dalla Costituzione era visto appunto come lo strumento per determinare la politica, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale. Quella parola con metodo democratico, ovviamente, nel 1947, quando la Costituzione è stata scritta, ci furono tentativi di stabilire delle norme per la democrazia interna dei partiti, no? Ci furono emendamenti proposti, che furono però respinti per un semplice fatto, che se si fosse sottoposto allora la vita del Partito Comunista o la vita della Democrazia Cristiana alle norme, diciamo così, di tutto il mondo civile, insomma, ecco, cioè statuti depositati in tribunale, possibilità di ricorrere al giudice nel caso che le delibere non fossero documentate come maggioranza e minoranza eccetera nelle riunioni di partito, sia per i programmi che per le nomine delle persone eccetera eccetera, sarebbe nel 48 sarebbe stata la guerra civile. La Costituzione si è fermata all'affermazione generale del metodo democratico, ma il metodo democratico si è fermato all'esterno dei partiti, non dentro la vita dei partiti. Per cui è andato bene fino a che i partiti avevano appunto delle forti ideologie capaci di essere loro, diciamo, il fondamento dell'etica dell'impegno politico, insomma, sia in campo comunista che in campo cattolico, insomma, ecco, finché le ideologie hanno tenuto, c'è stata una selezione del personale politico molto forte, da tutte le parti, insomma. Pensiamo da una parte ai De Gasperi, ai Moro, dall'altra Togliatti, Berlinguer, eccetera. Cioè, era una selezione in cui era l'ideologia stessa che si incaricava in qualche modo di una selezione dal basso, insomma, di permettere che i partiti fossero davvero il canale di collegamento con la rappresentanza politica. Quando questo è finito, quando i credi non ci sono più stati, diciamo da una ventina, trentina d'anni a questa parte, beh, il meccanismo si è inceppato e bisogna essere coscienti di questo, insomma, ecco. Il meccanismo si è inceppato ed è prevalso invece un tipo di selezione in qualche modo quasi alla rovescia, insomma, ecco. Cioè che al potere può condizionare le elezioni o condizionare la vita interna del partito, non viceversa, insomma. Ecco, quindi noi ci troviamo adesso insomma, in questa, diciamo, beh, forse passo per tutti i limiti, no? Beh, ancora 5 minuti, poi cerco di chiudere. Poi magari mi fate domande dopo, perché sennò questo è solo un esempio, ma potremmo parlare appunto di tante altre cose. Quello che voglio dire è che la tentazione adesso è di farci prendere appunto dalla crisi, dalla denuncia della crisi della politica, perché ormai tutti i giornali sono pieni, no? Ma una denuncia che
a dire la verità, finisce per portare l'acqua al mulino della, di coloro che dicono: ma no, non preoccupatevi, voi ci delegate, poi ci pensiamo noi. Non c'è bisogno di affannarsi tanto, insomma, ecco. E quindi tutte le condanne di quello che viene chiamato la casta, eccetera, eccetera. Questo è un problema enorme, insomma, ecco, perché non possiamo adagiarci in queste condanne e nello stesso tempo permettere appunto che di questo si approfittino coloro che bene o male conducono il gioco perché hanno in mano il potere. Si parla tanto dal punto di casta politica, beh, insomma, questo diventa un concetto assolutamente berlusconiano, nel senso che appunto è molto meglio che qualcuno si lasci governare, insomma, ecco, si risparmia tanto, insomma, ecco. È assolutamente necessario intervenire sul piano appunto della spesa per la politica, che in Italia è assolutamente al di fuori di ogni controllo, insomma, ecco. Ma certamente appunto questo va fatto cercando di costruire una politica dal basso, insomma, ecco, non appunto una politica costruita proprio sulla base del potere raggiunto. Potremmo fare tantissimi esempi di questo, insomma, ecco, anche degli sbagli che la sinistra ha commesso, io credo, ecco, in questi anni anche in cui è stata al potere, insomma, ecco. Ne voglio dire solo uno, un problema che sembra piccolo, ma lo dico perché è un esempio abbastanza di come purtroppo ci siamo disabituati a ragionare. Noi parliamo di rappresentanza politica e abbiamo dato il voto a tutti gli italiani all'estero, no? Che parebbe una cosa bellissima sul piano dell'apparenza, insomma. Ecco. Tutti gli italiani del mondo votano. Ma c'è un piccolo particolare, che in tutto il mondo la democrazia si è costruita sulle tasse, che ne dica Berlusconi, insomma. Ecco. Cioè il cittadino paga per mantenere l'insieme dei servizi di tutti i tipi, che possono cambiare d'epoca in epoca, ma insomma, fin da 500 anni a questa parte, direi, il suddito e poi il cittadino ha ottenuto che cosa? Io pago le tasse, ma controllo come i soldi vengono spesi. Molto, molto semplice, insomma. Cioè, sarebbe come se un condominio uno desse la possibilità di voto a quello che sta nella casa, che sta fuori. Insomma. No, cioè, la democrazia non è una cosa astratta. Sono i soldi. Adesso non voglio essere... Però, insomma, la sostanza del discorso è la spesa pubblica, decidere la spesa pubblica, in che senso e in che modo. Insomma. Allora, secondo me, aver dato il voto agli italiani nel mondo è stata una specie di grande farsa che tutti hanno accettato. Insomma. Ma io do il voto al tunisino che lavora qua e paga le tasse qua, ma non a un discendente di italiani che sta in Argentina e che paga le tasse in Argentina. Mi sembra tanto logico la cosa, insomma. È solo un piccolo esempio, insomma, ecco, ma che ci deve far pensare come appunto va ripensato, credo, il concetto di democrazia, di progresso, di riformismo, eccetera, in termini nuovi, insomma, secondo me. Altro esempio possa essere quello delle privatizzazioni, insomma, ecco, o di tutti questi fenomeni, insomma, ecco. Cioè, lo Stato moderno, la nostra civiltà, diciamo pure, che insomma, io poi ci tengo a essere europeo, lo dico tranquillamente, insomma, è costruita sulla differenza tra
sulla separazione in qualche modo tra la sfera privata e quella pubblica. E questa dialettica che ha formato la nostra civiltà, insomma, in qualche modo tra il mercato, se vogliamo chiamarlo così in termini più generali, ecco, e invece il pubblico in cui prevale il bene comune, insomma, questa dialettica che ha avuto delle tensioni, che ha avuto una vita molto complicata, insomma, ecco. Però l'Occidente è nato da questo tipo di separazione. Secondo me, negli ultimi 15 anni, e qui appunto, secondo me, è l'esame che deve fare non solo il centrodestra, ma anche il centrosinistra, è che con le false liberalizzazioni e con tanti altri interventi si è formato un miscuglio di pubblico-privato in cui non ci si capisce più niente dentro. Mi riferisco a tutte quelle società o a partecipazione pubblica, in cui però ci sono dei gruppi di potere che sanno bene dove vogliono, insomma, o società in cui i privati gestiscono dei monopoli di fatto che dovrebbero essere pubblici, oppure tipo molte volte le fondazioni, eccetera, eccetera. Cosa voglio dire? Che tra la sfera, diciamo, pubblica nel senso formale, i deputati, eccetera, gli amministratori, eccetera, e il cittadino normale, si è creata una fascia di interessi che sulla base del consenso politico manipola in realtà il potere concreto della società. Sia questo un aeroporto, sia questo una municipalizzata, sia questo una fiera, sia questo. Cioè, noi vediamo che le nomine sono politiche condizionate dalle elezioni. E noi non capiamo più se questa roba è una società privata o una società pubblica, se è al servizio di interessi particolari o interessi al servizio del pubblico, insomma. Ecco, questo per farmi un esempio di come, ecco, questa situazione è complicata, e nel senso che appunto è frutto di questa trasformazione storica, ecco. Poi ci sono, appunto, sono 40 i temi che tratto in questi articoli, quindi no, basta, sono andato al di fuori di quei 20 minuti che mi proponevo all'inizio, insomma, ecco. Però possiamo parlare per esempio della progressività della tassazione, insomma, perché è sempre stata vista anche come non solo in funzione appunto delle spese pubbliche, ma anche per riequilibrare appunto le grandissime differenze, insomma, nei redditi personali, insomma, ecco. Insomma, io credo veramente che in questi anni, per esempio, ma tutti lo dicono, ma cominciano a dirlo, ma insomma, io dico una cosa molto banale, insomma, ecco, che se io prendo, diciamo, una lira, un euro, diciamo, il mio direttore o il mio padrone, eccetera, ne prende 10, va tutto bene, insomma, nel senso che ci sono responsabilità, rischi, eccetera. Se io prendo un euro e colui che ha in mano la società, insomma, il manager, ne prende 50, beh, si diventa già un rischio grosso, insomma, ecco. Per la democrazia, dico, non parlo dal punto di vista del mercato, ma si è visto anche in America, che però appunto in realtà appunto queste cifre, cioè, ma se io prendo uno e uno prende 500, la democrazia muore, perché con 500 contro uno lui può avere tutti gli strumenti possibili per non far vivere le regole di una democrazia. Cosa voglio dire, insomma? Ecco, che appunto anche a questo proposito, anche nella crisi, dicevo prima, della rappresentanza, eccetera,
noi dobbiamo vedere questo, cioè che la definizione di un tema come quello della tassazione deve essere il frutto di una considerazione globale della società che vogliamo, ecco. Non basta dire produciamo di più, eccetera, insomma, perché vediamo che poi capita come in questi giorni in cui non è un problema di subprime o di crisi dei mutui americani, è proprio il problema del collasso di una struttura che ha perso la continuità in qualche modo, insomma. E la democrazia non vive senza questo tipo di continuità, questo tipo di coesione, insomma. Non può vivere la democrazia senza la coesione. Potremmo parlare di anziani, di fannulloni, di globalizzazioni, di federalismo, dell'esercito, di tante cose. Ecco, io cerco di parlare un po' di tutte queste cose cercando di vederle all'interno di questa dinamica di lungo periodo, come dicevo all'inizio, di vedere come siamo arrivati qui e che cosa dobbiamo cambiare per andare avanti. Per ora finisco, se no è un disastro. Sono capace di coltivare a Dio. Direi che se ci sono domande, anzitutto sono le benvenute, senza nessun tipo di timore. E questo è un po' complicato, insomma, ecco. All'inizio cercavo di dire che questa appunto è una trasformazione in qualche modo epocale, insomma, a cui ci troviamo di fronte, insomma, ecco. La crisi delle ideologie è certamente una crisi in qualche modo liberatoria, perché non può essere vista in senso negativo, insomma. Credo che come? No, tutte le liberazioni sono faticose, insomma, questo è un po' il problema. Cioè, no, nel senso che sono venuti meno tutti i miti, insomma, che avevano giustificato il mondo bipolare, insomma. Cioè l'Italia, insomma, sappiamo tutti che ha vissuto per alcuni decenni, diciamo, non dico non in democrazia, ma in una democrazia custodita, diciamo, no? Cioè la cortina di ferro imponeva in qualche modo un tipo di... Ecco. E così come appunto al di là l'ideologia statalista marxista ha paralizzato per decenni una società fino all'esplosione dell'89, insomma. Ora, io credo che appunto la crisi dell'ideologia appunto sia una stata e possa essere una cosa positiva, insomma. Ma non lo è se viene sostituita appunto dalla coesione di un puro interesse, insomma. Cioè l'uomo ha bisogno in qualche modo di ideologia, come collante. Parliamo di identità collettive, se vogliamo, insomma, ecco. Ma è chiaro che appunto si può essere critici delle ideologie come strumento di imposizione dall'alto di modelli di comportamento. Noi come uomini abbiamo bisogno non solo della nostra libertà personale e privata, ma abbiamo bisogno anche di una identificazione con una cultura, insomma, con un modo di concepire la vita, ecco. Adesso sul termine stesso ideologia appunto si potrebbe poi vedere che cosa si intende o cosa non si intende, insomma, ecco.
Cioè, quando parliamo di ideologia in senso negativo intendiamo proprio così, in qualche modo, la imposizione, insomma, ecco, dall'alto di un modello di comportamento. Insomma, ecco. L'ideologia, in quanto coscienza collettiva, diciamo così, è invece una necessità vitale per l'uomo nella vita di società, insomma. Qui il discorso è complicato tra etica e diritto, per esempio, insomma, ecco. Nel senso che una società non può essere tenuta insieme soltanto da un insieme di norme giuridiche, insomma, ecco. Le norme giuridiche, il diritto penale, la polizia, tutto quel che volete, possono in qualche modo difendere i confini esterni di una società, insomma. Però che debba esistere all'interno un modo comune, ecco, e partecipato in qualche modo, se no si finisce che noi col diritto uccidiamo proprio la stessa società civile, insomma, a furia di norme, ecco. Cioè io non credo nel garantismo assoluto di che interviene, ci impone il political correct, come si dice, e tutte queste cose, perché con questo si uccide la società, insomma. Viviamo in una società multiculturale e questo è il problema delle ideologie, cioè non possiamo più avere la dominanza ideologica, ma dobbiamo costruire dei valori comuni con cui appunto si possa costruire una vita, insomma, insieme. Grosso modo credo di essere d'accordo, non in contraddizione con quel che lei dice, in ogni caso forse mi sono spiegato male, insomma, ecco. Andrei adagio soltanto con le nostalgie dei tempi passati, ecco. Io ho sempre studiato storia, ma non troverei un altro tempo in cui situarmi con piacere, ecco, indietro, ecco. Nel senso che quello che volevo dire io è questo, che appunto se per ideologia intendiamo appunto la fusione dei comportamenti collettivi sotto l'impulso di un potere che appunto li dirige, ecco, questo è il concetto di ideologia che io dico fortunatamente abbiamo superato. Insomma. Il problema oggi, uno dei problemi fondamentali che abbiamo di fronte, è quello invece di costruire, se vogliamo possiamo chiamare lo stesso un'ideologia, insomma, cioè una piattaforma di valori, di convincimenti comuni, eccetera, su cui basare la nostra vita civile, insomma, ecco. Questo però oggi non c'è. C'è una discussione fra i politologi, eccetera, enorme, a proposito di multiculturalismo o non multiculturalismo, insomma, ecco, cioè della possibilità di convivenza appunto
tutta la discussione che è venuta a proposito del velo islamico, delle donne islamiche o cose di questo genere, insomma. Cioè, se appunto, io sono convinto che lo sforzo deve essere proprio quello di costruire una piattaforma comune, ma questa piattaforma ci vuole, cioè non possiamo vivere senza identità, ecco. Sul fatto di chiamarla ideologia, insomma, preferirei non chiamarla ideologia, ecco, preferirei parlare di identità collettiva, insomma, per sottolineare appunto in qualche modo lo sforzo che deve essere fatto per la costruzione, insomma, ecco. Ma è chiaro che noi non possiamo vivere a lungo questa situazione di incertezza e di insicurezza in cui cerchiamo sempre più sicurezza in un diritto, nelle norme penali, nell'ingrandire le prigioni, eccetera, mentre questo non può assolutamente dare una soluzione ai nostri problemi, insomma. Ma sono totalmente d'accordo, insomma. Siamo ben lontani, secondo me, dal valore collettivo di identità. Dobbiamo farcela personalmente al giorno d'oggi. Non sento neanche a livello collettivo una volontà. Ecco, queste sono le sgracchi del giorno d'oggi. Chiudo subito. E chiedo perdono. Ho finito, eh? Ho finito e basta. Scusate. Siamo troppo invischiati molte volte nel nostro passato recente per non costruire appunto questo tipo di identità. Io credo che sia possibile, insomma, ecco, credo che ci dobbiamo arrivare. Penso che queste trasformazioni sono estremamente dolorose, ecco, non sono per niente semplici, insomma. Pensiamo appunto anche solo pochi decenni fa, era tutto estremamente semplice il quadro, insomma, mentale in cui cresceva ciascuno di noi, insomma, ecco. Sia che crescesse, diciamo così, negli oratori della parrocchia, sia che crescesse all'interno di una casa del popolo, insomma. Cioè c'erano delle identità quasi naturali, nel senso che si trasmettevano da generazione a generazione, cioè che erano adesso ci troviamo di fronte a delle fratture generazionali terribili, insomma. Sì, io direi a un senza tempo, insomma, ecco, nel senso che se chiediamo ai ragazzi più giovani anche. Il periodo. C'erano delle idee che mandavano avanti, giuste o sbagliate, da un verso, io non voglio fare un'analisi di due persone, però c'era qualcosa che ci muoveva. Io ho fatto le superiori negli anni 70, quindi so, avevo un'identità politica, avevo un qualche cosa che mi spingeva a fare alcune cose. Secondo me adesso c'è un appiattimento generale. Non c'è dubbio, ecco. E c'è effettivamente questo modo di subire tutto quello che ci viene dato.
Sì, ha ragione. Ecco, il mio richiamo è un po' questo, insomma, di dire, beh, guardiamo, insomma, vediamo come le cose si muovono. Il vecchio mondo è inutile, non possiamo più avere nostalgia, insomma, ecco, non, è crollato, insomma, è crollato perché non stava in piedi. Prende atto di questo vuoto e di dire, ma c'è la storia, cioè noi non siamo nati oggi, ecco, ma cerchiamo di recuperare il passato, ma non in quanto passato, insomma, in quanto ci dà la possibilità, secondo me, di non cadere nelle trappole che ci sono nella cronaca, nel pettegolezzo quotidiano, nei mali della politica, eccetera. Ecco. Poi il problema è, secondo me, di una gravità estrema, insomma, ecco. Cioè, non è che prima, quando dicevo che purtroppo per certi versi Berlusconi non rappresenta soltanto il passato, ma rappresenta anche una soluzione per il futuro. Ma una soluzione in senso negativo, ecco, se non troviamo qualche altro modo per essere così, se no diventiamo succubi davvero, insomma, ecco, quindi io credo che sia una situazione, appunto, che debba impegnare in modo totale, e non si tratta, il mio, di radicalismo, insomma, ecco, perché poi adesso la moda è di dire, beh, quelli che parlano in certo modo sono tutti estremisti radicali, ecco. Io credo che bisogna essere radicali, cioè non perché uno invochi una rivoluzione che è impossibile, intendiamoci, appunto, qui le rivoluzioni ce ne sono state tante, ecco, oggi anche quelle sono del passato, abbiamo visto. Per esempio, io che frequento abbastanza spesso uno dei pochi, che è il consiglio comunale, che trattavo dagli anni 70, se metti un declino della politica di fare storia, le legislature di qualcosa su 40 consiglieri, 15 gruppi consigliari, 15 sottolinei, cioè, allora forse erano politici delle posizioni, certamente c'erano interventi che analizzavano e portavano qualche considerazione, adesso qua potrebbero esserci i presenti del consiglio comunale, per esempio, che è impegnato, ma sa come si è deciso, ecco, questa legislatura, che è proprio un decadente, non si riesce mica a vedere come. Non so, ecco, io vedo soltanto, appunto, parlavo prima, appunto, dell'articolo 49 della Costituzione, insomma, secondo me ha funzionato finché, appunto, la società aveva delle espressioni sue da cui emergevano delle rappresentanze, dei rappresentanti forti, insomma, ecco. Cioè, pensiamo, appunto, a una Camera dei Deputati di 30 anni fa, insomma, ecco. Da un certo punto di vista, da un certo punto in poi, insomma, ecco, appunto, io non è che dessi le colpe alla crisi delle ideologie, ma di fatto, con l'indebolirsi, appunto, di queste identità collettive, chiamiamo così, insomma, che poteva essere l'oratorio, la Casa del Popolo, quel che vogliamo, Peppino, Peppone, Don Camillo, compagnia, insomma, ecco, nella fase, appunto, anche satirica, poi, perché non era così, ma era così, no? Sappiamo benissimo quando parliamo di Don Peppone, non era così, ma era così, ecco. Cos'è successo? Che ha fatto carriera politica e in qualche modo c'è stata una selezione inversa, insomma, a quella naturale, no? Prevista dalla Costituzione, nel senso che, appunto, solo i portaborse che avevano imparato all'ombra dell'onorevole a manipolare il consenso sono stati capaci di succedere. Quindi abbiamo avuto tanti segretari di deputati che sono diventati deputati, eccetera, perché è questo meccanismo, insomma,
di inversione del ciclo, insomma, ecco, per cui addirittura esiste, credo, una selezione all'inverso, cioè chi ha dei progetti impropri, eccetera, viene escluso automaticamente, insomma, ecco, dalla gestione del potere. Cioè, beh, insomma, qualche scontro c'è stato, non nascondiamoci. Sì, beh, ci si è arrivati a un certo punto quando tutte e due le forze erano in crisi, ecco, ma... Ecco, ma sì, ma come ho accennato prima, stiamo attenti però a non dare la colpa a un fascismo storico che non c'è più. Cioè, secondo me anche i fascisti, questo sì, cioè, ma questa è un'altra cosa, cioè... sì. No, ma di fatti, insomma, ecco, cioè, il problema è di sapere individuare dove sono i centri del potere, insomma, ecco. Io credo che bisogna affermare, sono pienamente convinto, i valori della resistenza, della Costituzione, cioè, tutto questo va benissimo, ecco, e dobbiamo attaccarci con forza di lì per andare avanti. Dobbiamo stare attenti a appunto, come dicevo prima, a gridare al lupo quando il lupo si è travestito da un'altra parte, insomma, ecco. In parte sì, cioè nel senso che c'è una condivisione di questo tipo di impostazione, appunto,